me l'ha ammazzata di botte, l'ha finita a coltellate. Io quel ragazzo l'ho conosciuto, l'ho visto 2 o 3 volte, era molto educato, più del dovuto. Un ragazzo debole, tanto che dissi a mia figlia quanto è carino. Daniela Bertoneri versa lacrime di disperazione sulla soglia di casa. Sua figlia, Michelle Maria Causo, è stata trovata a cadavere giorni fa nel quartiere Primavalle, a Roma. Il suo corpo era chiuso in un sacco, abbandonato in un carrello della spesa, accanto ai bidoni della spazzatura. A compiere il crimine sarebbe stato un amico della vittima. Questo giovane, che ha circa la stessa età di Michelle, è noto come cantante trap sui social network. I suoi video mostrano gocce di sangue, spinelli, vestiti firmati. I suoi testi parlano di relazioni chiuse, di vita violenta. Un passaggio in particolare sembra essere un terribile presagio. Finirai dentro una bara. Aveva pubblicato un disco su internet chiamato Non mi fermo con niente. Citando un altro rapper, aveva scritto: vengo a prenderti l'anima. Su TikTok era più romantico, con varie dediche alla ex. Ti ho dato l'amore che nessuno ti poteva dare. Io so di aver commesso sbagli. Poco dopo il ritrovamento del corpo di Michelle, il ragazzo è stato arrestato per omicidio volontario e vilipendio di cadavere. Sulle sue scarpe c'era ancora del sangue. Attualmente si trova in una cella del carcere minorile. Da allora i numerosi mi piace dei suoi follower sono diventati insulti. Non meriti di vivere, uomo di M. Devi marcire in galera. Devi soffrire. Anche gli amici di Michelle sono esplosi di rabbia su internet. Mi hai portato via una delle persone più belle che la vita mi avesse dato. Vergognati. Ma cosa è accaduto a Michelle? Perché è stata uccisa? La ricostruzione degli investigatori è agghiacciante. Michelle e il suo assassino si conoscevano. Non avevano una relazione perché lei aveva già un fidanzato, ma si sarebbero visti spesso negli ultimi tempi. Il 28 giugno la zia di Mishi ha accompagnato la nipote a casa del ragazzo. Una volta soli, sarebbe scoppiata una lite tra loro. Alcuni parenti della vittima ritengono che lui abbia cercato un approccio. Hanno detto: forse lei lo ha rifiutato. A questo punto l'aggressore avrebbe preso un coltello e avrebbe colpito Michelle 10 volte. Prima l'avrebbe colpita al torace, poi al collo e infine al viso. Michelle ha cercato di difendersi, ma senza successo. Le ferite erano troppo profonde. Mishi è caduta a terra in fin di vita. Il ragazzo ha dichiarato: non è morta subito, tremava tutta, aveva le convulsioni. Ma invece di cercare di salvarla, il giovane si è limitato a guardarla. Ho aspettato che morisse, poi ho pensato a come sbarazzarmi del corpo. Inizialmente la famiglia della ragazza ha pensato che ci fossero dei complici. Ha detto la madre: mia figlia era una ragazza molto forte, anche fisicamente non si sarebbe mai fatta sottomettere. Si menava pure con i maschi. Questo era troppo piccolo per ammazzarla e metterla in un carrello. Sono sicura che con lui c'era qualcun altro. Tuttavia, le indagini lo hanno escluso. Il ragazzo deve aver fatto tutto da solo. Potrebbe aver pianificato l'omicidio, potrebbe averla attirata in una trappola. Per gli investigatori, Michelle è morta tra le 11:30 e le 15. In quel momento in casa c'erano solo i due giovani, quindi l'assassino avrebbe avuto il tempo di ripulire tutto, o almeno di provare a farlo, e di pianificare come disfarsi del corpo. Avrebbe preso un carrello in un supermercato e l'avrebbe lasciato davanti al portone, poi avrebbe avvolto il corpo in un sacco della spazzatura, lo avrebbe trasportato giù, infatti per le scale è stata trovata una scia di sangue, e davanti al portone lo avrebbe messo nel carrello. Poi lo avrebbe spinto per 150 metri circa e lasciato accanto ai bidoni della spazzatura. A incastrare il ragazzo è stato un residente che lo ha visto trasportare il carrello grondante di sangue. Ha raccontato: quando sono uscito, lui era qui fuori con un sacco.
La scala era tutta piena di sangue. Sono passato sopra al sacco nero. Quando sono tornato era ancora lì, perché il sacco era pesante. Gli ho chiesto se gli serviva una mano e che cosa ci fosse dentro quel sacco. Mi ha detto che era pesce. Ho chiamato subito la polizia. Quando è arrivata sul posto, c'è stata la terribile scoperta. Gianluca Causo, padre di Misci, non si dà pace. Vuole sapere perché sua figlia è stata ammazzata. Il giovane arrestato sostiene che hanno litigato per un piccolo debito. Dice: «Lei voleva che le pagassi 20-30 euro. Abbiamo litigato, è stata lei ad aggredirmi. A quel punto io ho preso il coltello e l'ho colpita». Tuttavia, la famiglia di Misci non crede a questa dichiarazione. Dice il padre: «Ce l'ha ammazzata senza motivo. Lei lo ha respinto, lui era innamorato, penso». Anche gli investigatori vogliono capire bene la situazione. Saranno fondamentali i risultati delle analisi sui cellulari e degli esami tossicologici sul ragazzo. Un vicino di casa sostiene che Michelle e il giovane avevano già litigato. Da quanto si è saputo, avevano avuto una discussione il giorno prima. Lei era una brava ragazza, era fidanzata. Un'amica stretta di Michelle descrive la vittima come una persona solare e piena di vita. Il ragazzo arrestato non aveva una buona fama. Tutti parlavano male di lui, per le cose che faceva, si racconta nel quartiere. Nei suoi video non mancano le droghe e l'invito a procurarsele tramite lui. Diversa l'opinione sul fidanzato di Michelle, il padre della ragazza lo descrive così: un ragazzo d'oro, che andava a scuola la mattina e il pomeriggio lavorava in piscina con i ragazzi disabili. Ora il fidanzato è distrutto dal dolore. Continua a dire: «Lei stava con me, non le interessava nessun altro. Non so perché quella mattina sia andata a casa sua, non me lo ha detto. Quello che so è che lei era la mia fidanzata, stava solo con me. Mi aveva detto che sarebbe uscita, ma anche che sarebbe rientrata subito, e invece non è andata così». Il fidanzato ha scritto un messaggio dedicato a Michelle sui social: «Sei il mio angelo, ti amerò per sempre. Il primo giorno senza di te è la cosa più brutta che mi poteva capitare. Amore mio, dove sei?» Al momento dell'omicidio, il giovane era a Pomezia, dove si era trasferito da tempo. I genitori di Michelle, invece, erano a Bologna, dove il padre è in lista d'attesa per un intervento chirurgico. Negli ultimi mesi Michi era cambiata. L'11 novembre aveva perso la sua amata nonna, che per lei era come una seconda madre. A lei aveva dedicato un messaggio: «Addio vita mia, ti amerò per sempre». Pochi mesi dopo è accaduto qualcosa. La fragilità dei 17 anni l'aveva portata a frequentare persone sbagliate, a percorrere una strada senza ritorno. Anche il suo rendimento al liceo era peggiorato. Si assentava per giorni interi e quando si presentava in classe era turbata, a volte spaventata. Qualcuno nella scuola aveva addirittura pensato di attivare un percorso per studenti in difficoltà. Tuttavia, non è il recente passato a essere ricordato, ma quello della ragazza sorridente, affettuosa e sempre disponibile. Michelle è cresciuta in un quartiere difficile. Ha imparato ad affrontare i problemi della vita a viso duro. Con lo stesso spirito, deve aver cercato di difendersi e di respingere l'assassino, senza riuscirci. Alla notizia della morte di Michelle, Pietro Maffi, dirigente del liceo, ha chiamato a raccolta tutti gli studenti davanti all'istituto dicendo: «I ragazzi hanno bisogno di ritrovarsi e condividere questo dolore assurdo. Ritengo sia importante dare un messaggio di pace e di speranza a tutta la comunità di Prima Valle». Le indagini chiariranno ulteriormente i contorni di questa storia. Le domande senza risposta sono molte.